Solidarietà alla polizia penitenziaria che protesta per la carenza di personale nel carcere di Larino, ma allo stesso tempo vicinanza ai detenuti. È la posizione di Don Antonio Di Lalla, che per 3 anni è stato cappellano volontario all'interno della casa circondariale di Monte Arcano. Per Don Antonio anche i detenuti stanno vivendo un momento difficile, mette in discussione l'attività di recupero. Sono venuto qui a solidarizzare con tutto il corpo di guardia perché in pratica capisco che non essendoci personale, quelli che ci sono, i pochi che ci sono, vivono sotto stress e vivono tensioni continue, ma è necessario allargare l'orizzonte perché se il corpo delle guardie, se questi non vivono bene, automaticamente anche i detenuti non possono vivere quel minimo delle libertà che tocca loro. Se la direttrice del carcere Antonella Di Paola ha dichiarato che le attività all'interno del penitenziario non sono mai state interrotte, il cappellano è di parere contrario. Molto di quello che si faceva prima per il percorso riabilitativo, ha detto, ora non si fa più. Ora mi sembra che purtroppo la vita del detenuto nel carcere di Larino non è più come una volta, cioè si sono chiuse i laboratori, si sono chiuse le attività, si fanno difficoltà a far incontrare anche con i familiari perché non si è aperta l'area verde esterna. Cioè io dico, il benessere delle persone va prima di tutto, quindi che ben venga il benessere della polizia penitenziaria, ma che ben venga poi il benessere dei detenuti, perché noi dobbiamo lavorare per il loro recupero, non per inasprire i loro animi.